La corsa in vetta del Real Tigre si ferma dopo 11 affermazioni consecutive sul terreno più insidioso di tutti. La truppa di Mister Liberatore cede infatti le armi al Borrello, che riacciuffa in tal modo la vetta, sia pure in coabitazione proprio con i vastesi, al termine di una gara vinta con merito dai padroni di casa, ma che riescono a festeggiare soltanto in zona Cesarini grazie ad una zampata dell'attivissimo Mainella tra i migliori in campo. I ragazzi di Anzivino, chiamati a fare la partita anche in virtù della peggior posizione di classifica, rispettano il copione e iniziano con una incursione di Mattia Mainella, che al terzo carica una sassata dal limite d'area che si spegne insidiosamente al lato. Al tredicesimo combinazione tra i bomber biancorossi con Pacella, che dalla sinistra appoggia al centro, dove Mainella tenta la girata centrando in pieno il palo alla destra di Smerilli. Il 10 biancorosso vuole essere il protagonista indiscusso della contesa e a conti fatti riuscirà nel bene e nel male a rispettare le attese. Al 23esimo, per esempio, il signor Labrecciosa di Teramo ravvisa un fallo di mani in aria di Simone Carlucci, che intercetta un traversone di Nicodemo, ma dal dischetto Mainella si fa respingere la conclusione da Smerilli, che mantiene a galla i suoi. Poco dopo il tecnico vastese Antonio Liberatore viene allontanato per proteste dal direttore di gara e a ridosso della mezz'ora il Borrello cerca di rompere a suo favore gli equilibri della contesa, anche se la tamboreggiante serpentina in area di De Cilis non porta i frutti sperati, con la difesa giallonera che rimedia come può in calcio d'angolo. Prima del riposo segnaliamo la nuova offensiva biancorossa con lo stacco in area di Di Giuseppe, che spedisce di poco sopra i legni. Il risultato ad occhiali con il quale si chiude la prima frazione va indubbiamente stretto ai locali, che riaprono i giochi con la stessa intensità e al decimo sfiorano il colpo col piazzato dell'onnipresente Mainella, che scavalca la barriera ma non Smerilli, che smanaccia e allontana. Al 24esimo si fa vedere anche il Real Tigre con un piazzato abbastanza innocuo che giustifica la presenza tra i pali dell'inoperoso La Barba. Immediata la reazione del Borrello, che sfiora la segnatura, neanche a dirlo, col solito instancabile Mainella, che cerca invano di aggirare Smerilli in uscita col pallone che va a spegnersi sull'esterno della rete. Se il Borrello crea ma in definitiva non riesce a passare all'incasso, il Real Tigre rischia invece di centrare il colpaccio al primo vero affondo della sua contesa, che si registra in definitiva al minuto 35, quando Ferrazzo vince di forza il duello fisico con Di Benedetto e si porta in zona tiro calciando maldestramente sul fondo da ottima posizione. Scampato il pericolo, il Borrello non lesina impegno e all'ultimo assalto coglie i frutti sperati con Mattia Mainella, che infila Smerilli sfruttando un lungo spiovente di Cancellier e una mancata presa dell'estremo vastese. Tre punti davvero pesantissimi a questo punto per il Borrello, che torna a respirare aria d'alta quota e rende sempre più incerte le sorti di un torneo che probabilmente si deciderà sul filo di lana. A fine gara abbiamo ascoltato il padrone di casa, Gerardo Petrola. La partita è stata una bellissima partita, combattuta, giocati stupendamente dal Borrello, perché ha chiuso la squadra di Real Tigre 90 minuti in porta da loro, senza mai realizzare un tiro in porta loro. Non abbiamo fatto 50.000 tiri, e un rigore anche parato da pure loro portiere con tutti i meriti. Il Borrello sicuramente è una seconda compagine del Real, però oggi ci ha toccato a noi a vincere, gioiamo noi di questa vittoria qui. Dopo, alla fine di campionato, tireremo le somme di come andrà a finire il campionato. Però noi siamo la squadra più forte che giochiamo a calcio, tutte le sante domeniche e tutte le sante partite. Questo è. Cioè, dispiace rimanere ancora indietro di questi punteggi qui che ci abbiamo a pari merito, però il Borrello meriterebbe qualche punto in più. La colpa è stata nostra, che abbiamo sbagliato qualche partita in giro e ci accontentiamo, va benissimo così. La prossima partita è a Torin di Sangro, è un'altra bella partita che si verrà fuori sicuramente, bella combattuta, perché anche il Torin di Sangro è una squadra di merito, sicuramente vale quello che vale il Torin di Sangro, ma noi ce l'andiamo a giocare su tutti i campi da oggi in poi, e questo è...